Mi è stato diagnosticato 2 anni fa mesotelioma pleurico di tipo epidermoide dovuto all'esposizione dell'amianto. 2 anni sono stati brutti, con versamenti pleurici eccetera. Col taccaggio adesso si è fermato il versamento, però il fiato se n'è andato e quindi ci sono altre problematiche. Tutto questo perché ho lavorato sia in ambito portuale che a bordo delle navi anche dell'Italcantieri di Sestri, presso una fonderia di Genova che adesso non c'è più, la fonderia di Multedo, presso una ditta che aveva riparazioni carri ferroviari, e quindi quando si facevano questi interventi, anche se venivo chiamato saltuariamente, nessuno si preoccupava di dirci i pericoli che c'erano su queste polveri di amianto, in quanto si andava a fare gli interventi non essendo stati avvertiti per avere delle precauzioni tipo mascherine, tipo delle tute che puoi togliere e non portare a casa. Da nessuna parte, nessun posto dove io ho lavorato ci avevano mai informato che c'era questo pericolo di poter contrarre questo mesotelioma. E io ho lavorato in queste cose qua dal 70 al 90, o dal 65, adesso non lo ricordo bene. Ho iniziato da giovane a lavorare presso queste ditte e poi in una ditta che faceva costruzioni di accessori per barche, e quindi si andava a montare gli accessori che si producevano a bordo, e anche lì nessuna protezione di mascherine o quant'altro, nessuno che bagnava per terra, oppure quando si finiva di fare l'intervento che si faceva un po' di pulizia, nessuna precauzione, nessuna niente, con la scopa tutto polvere che svolazzava, però pensavamo a polvere di lavoro, ma mai pensare alla polvere che poteva scatenare i sacchi dell'aiuto che si potevano rompere e lasciare queste fibre in giro per a bordo che poi te le respiravi. E tutto questo è durato tanti anni, è stato avanti finché non mi è stato diagnosticato purtroppo questo mesotelioma pleurico. E questo è quanto. Visite mediche, alcune fatte con un servizio sanitario, altre privatamente, perché privatamente ti davano magari qualche risposta in più rispetto al servizio sanitario, che ti rispondevano ma non ti dicevano più di tanto. Devo dire, il professor Mutti è una persona veramente altruista, che dopo la mia visita, che le ho detto all'onorario, mi ha detto assolutamente nulla, io non lo faccio per lucrare o che, questo è il mio lavoro di ricercatore, e se posso aiutare persone come te lo faccio ben volentieri. Mentre tante altre volte nella ASL, nel servizio sanitario, chiedevi una visita privatamente, si parlava di 400 euro a visita, e quindi diventava un po' persone che non andavano tanto per il sottile, cioè se avevi i soldi andavi avanti, se no dovevi stare a quello che ti dicevano. Beh, io, a parte che venga fatta una ricerca, che venga sovvenzionata questa ricerca dallo Stato, dal servizio sanitario, non una ricerca seria però, una ricerca su questo male che possa aiutare quelli che rimarranno, perché io non lo so se